La Repubblica di Venezia, con la sua storia millenaria, rappresenta un capitolo fondamentale nella storia europea e mediterranea. Questa entità politica, che ha avuto origine nella Laguna di Venezia, ha attraversato oltre 1000 anni di storia, dalla sua fondazione come Ducato di Venezia fino alla sua annessione napoleonica del Veneto. La Repubblica di Venezia, nota anche come la Serenissima, è una delle repubbliche marinare più celebri della storia, insieme a Genova, Pisa e Amalfi. La sua formazione è strettamente legata alle vicende storiche e geopolitiche del Mediterraneo. La storia della Repubblica di Venezia è profondamente intrecciata con le vicende del Mediterraneo e dell'Europa antica. Le sue origini e il contesto storico in cui si è sviluppata offrono una visione chiara delle forze e delle circostanze che hanno portato alla sua formazione. La città di Venezia, con le sue radici nell'antica decima regio romana di Venezia et Istria, ha visto una trasformazione unica. Di fronte alle invasioni barbariche, la popolazione latina si rifugiò in questa regione, protetta dall'impero bizantino, in particolare durante il regno di Giustiniano. La società veneziana, orgogliosa della grandezza e dell'influenza del proprio Stato, ha partecipato attivamente alle decisioni politiche e militari, evolvendo da una cultura municipale a una identità nazionale. È degno di nota come, tra il 1300 e il 1500, Venezia fosse la terza città più popolata d'Europa e fino al 1700 una delle prime 5 città del continente. Questa premessa intende fornire una panoramica della ricca e complessa storia di Venezia, ponendo le basi per una comprensione più approfondita dei suoi sviluppi successivi. La Repubblica di Venezia era nota anche con il titolo di Serenissima. Il termine Serenissima deriva dall'aggettivo latino Serenissimus, che significa molto sereno o il più sereno. Questo titolo veniva utilizzato come forma di rispetto e per indicare il rango elevato e la dignità della Repubblica di Venezia. La denominazione completa era Serenissima Repubblica di Venezia e rifletteva l'immagine che Venezia voleva proiettare di sé, quella di una città-stato stabile, prospera e in pace, in contrasto con le frequenti guerre e conflitti che caratterizzavano altre parti dell'Europa in quel periodo. La Repubblica di Venezia era nota per la sua diplomazia abile e per la sua ricchezza derivante dal commercio marittimo e dalle relazioni internazionali. Il titolo Serenissima era quindi un'affermazione della sua supremazia e del suo prestigio tra gli stati italiani e nel Mediterraneo. Era anche un riconoscimento della sua forma di governo repubblicana, che, nonostante le sue limitazioni e la sua natura oligarchica, era vista come più equilibrata e stabile rispetto ai regni e agli imperi dell'epoca. Venezia ha le sue radici nell'antica decima regio romana, chiamata Venezia et Istria. Questa regione, situata all'estremità nord-orientale della penisola italiana, era un importante centro di commercio e di scambi culturali durante l'epoca romana. Gli insediamenti in questa regione erano ben sviluppati e prosperavano grazie alla loro posizione strategica lungo le rotte commerciali. Trae le sue origini dai territori bizantini della Venetia Marittima, che erano sotto la giurisdizione dell'esarcato di Ravenna fin dal VI secolo, a seguito delle conquiste dell'imperatore Giustiniano I. Questa connessione con l'impero bizantino ha avuto un impatto significativo sulla cultura, l'arte e l'architettura veneziane. Con la caduta dell'impero romano d'Occidente e l'avanzata delle invasioni barbariche, in particolare dei Longobardi, molte popolazioni dell'entroterra cercarono rifugio in luoghi più sicuri. La laguna veneziana, con le sue isole e canali, offriva protezione contro gli assalti. A partire dal VI secolo molti latini iniziarono a stabilirsi nella laguna, formando insediamenti sparsi. Questi primi insediamenti, inizialmente divisi in diverse comunità, erano uniti sotto l'influenza bizantina. Mentre l'Italia occidentale subiva le invasioni e l'influenza dei barbari, l'impero bizantino, con capitale a Costantinopoli, estendeva la sua protezione su alcune parti dell'Italia, compresa la regione di Venezia. Sotto l'egida dell'Impero Romano d'Oriente, in particolare durante il regno dell'imperatore Giustiniano, Venezia godette di una certa stabilità e prosperità. La presenza bizantina influenzò notevolmente la cultura, l'arte e l'architettura della regione.
La datazione esatta della fondazione di Venezia è oggetto di dibattito tra gli storici. Alcuni collocano la nascita di Venezia al 21 marzo 421, quando i consoli Patavini, esuli da Padova, fondarono la città. In questo stesso anno fu consacrata la chiesa di San Giacomo di Rialto, che è ancora oggi considerata la chiesa più antica di Venezia. Altri storici propongono una datazione anteriore, nel 401. Nel 452 l'arrivo degli Unni portò alla distruzione di Aquileia e altre città del Veneto. Questo evento spingeva molti profughi, provenienti anche da Roma, a cercare rifugio nelle isole lagunari di Venezia. Questi insediamenti iniziali furono cruciali per la formazione della comunità veneziana. La popolazione lagunare, nel tempo, iniziò a sviluppare istituzioni autonome. Queste erano guidate da tribuni, eletti da un'assemblea popolare. Nel 537, dimostrando la sua crescente potenza marittima, Venezia inviò navi armate per sostenere la flotta bizantina e il generale Belisario, assediato a Roma dai Goti. L'invasione dei Longobardi nel 568 trasformò radicalmente la provincia della Venetia e Istria. I Longobardi occuparono l'entroterra, spingendo i Venetici verso le aree costiere e lagunari. Qui sorsero nuovi centri urbani come Grado, Caorle, Eracliana, Equilio, Torcello, Rivoalto, Metamauco, Chioggia e altri. Nel tentativo di riorganizzare l'assetto territoriale, l'imperatore Tiberio II nel 580 aggregò questi territori nell'eparchia annonaria. Tuttavia, nel 584, l'imperatore Maurizio decise di separare i territori venetici da Ravenna, creando un nuovo distretto chiamato Venetica. Tra la fine del VII secolo e l'inizio dell'VIII secolo, la Venetia, al pari delle altre province bizantine d'Italia, venne eretta in ducato. Questa trasformazione portò alla nomina di un dux, o duca dal quale derivò il titolo di doge, che aveva il compito di governare sia in ambito militare che civile. La tradizione indica che il primo a ricoprire questo ruolo fu Paolo Lucio Anafesto, originario di Opitergium o Eraclea. Sebbene la data esatta dell'inizio del suo governo sia oggetto di dibattito per gli storici, è convenzionalmente collocata nel 697, durante il regno di Leonzio. Il doge di Venezia era la più alta carica di autorità nella Repubblica di Venezia, esistita dal 697 d.C. al 1797. Il termine doge deriva dalla parola latina dux, che si traduce in leader o duca. Il doge di Venezia agiva sia come capo di Stato che come capo dell'oligarchia veneziana. I dogi erano eletti a vita attraverso un complesso processo di votazione. Paoluccio Anafesto, nel suo ruolo di doge, riuscì a stabilire confini solidi attraverso un trattato con il re longobardo Liutprando. Tuttavia, il suo regno fu interrotto tragicamente nel 717, quando cadde vittima di una congiura ordita da nobili di Equilio. Dopo la morte di Anafesto, Marcello Tegalliano, che aveva precedentemente servito come magister militum sotto Anafesto, divenne il nuovo duca. Durante il suo governo, Tegalliano dovette affrontare la controversa questione delle due sedi rivali del patriarcato di Aquileia, la sede longobarda di Aquileia e quella venetica di Grado. Entrambe rivendicavano la legittimità esclusiva come sede patriarcale. Tegalliano decise di intervenire, rivolgendosi a Papa Gregorio II e sostenendo la causa del patriarca Donato di Grado. Grazie ai suoi sforzi, il patriarcato di Grado fu riconosciuto come sede autonoma. Marcello Tegalliano, successivamente noto come Tegalliano, morì nel 726, presumibilmente di cause naturali, e fu sepolto a Eraclea. La morte di Marcello Tegalliano non solo segnò la fine di un'era per il Ducato di Venezia, ma giunse anche in un periodo di tumulto e instabilità politica. Questo contesto storico fu determinante per l'ascesa di una nuova figura chiave nella storia veneziana, Orso Ipato. L'anno 726 fu segnato da una grave crisi politica nell'impero bizantino, causata dalla controversa politica iconoclasta dell'imperatore Leone III. Questa decisione, che prevedeva la distruzione delle icone religiose, provocò profonde divisioni e rivolte in molte province bizantine, compresa l'Italia.
Molti ducati bizantini, in risposta a questa politica, insorsero contro le autorità centrali di Costantinopoli e Ravenna. In mezzo a questo caos, i Veneti, desiderosi di autonomia e indipendenza, decisero di agire. Nel Parlamento di Eraclea, i tribuni elessero autonomamente un nuovo doge, Orso Ipato. Questa decisione rappresentò un passo significativo verso l'indipendenza di Venezia dal controllo bizantino. Orso Ipato divenne una figura centrale nella resistenza contro le politiche iconoclaste e nella lotta per l'autonomia veneziana. Mentre Venezia e altre province bizantine erano immerse in rivolte interne, i Longobardi, un popolo germanico che aveva già stabilito un regno nell'Italia settentrionale, videro l'opportunità di espandere il loro territorio. Nel 727 occuparono Bologna e minacciarono Ravenna, causando la fuga dell'esarca Paolo. Di fronte a questa minaccia, Papa Gregorio II chiese al duca Orso di intervenire e fornire aiuto all'esarca. Grazie all'alleanza tra veneziani e bizantini, Ravenna fu riconquistata nel 728. Questa vittoria non solo rafforzò la posizione di Orso Ipato, ma l'anno successivo ricevette anche il riconoscimento imperiale con la concessione del titolo di Ipato. Ipato, dal greco Ipatos, può essere tradotto come console. Fu il titolo assunto dai governanti delle città-stato tirreniche tra il IX e l'XI secolo, in segno di sottomissione all'impero bizantino. Nell'VIII secolo l'esarcato fu scosso da una rivolta guidata da Giorgio Ioanniccio, legata alle norme del concilio in trullo sul celibato ecclesiastico. L'esarca Eutichio riuscì a soffocare la ribellione e a ristabilire il controllo bizantino su Venezia, soprattutto dopo l'assassinio del duca Orso. Nel 738 Eutichio decise che il ducato di Venezia sarebbe stato governato da magistrati militari annuali, i magistri militum. Quando i Longobardi occuparono Ravenna nel 740, Eutichio si rifugiò a Venezia, ma l'anno successivo riconquistò Ravenna con l'aiuto del magister militum Gioviano Cepanico, che fu poi nominato Ipato. Nonostante queste vittorie, il controllo bizantino sull'Italia stava declinando e a Venezia persistevano tensioni tra le città rivali di Eracliana ed Equilio. Nel 742 il magister militum Giovanni Fabriciaco favorì la sua città, Eraclea, nelle dispute interne, causando violenti scontri, tanto che un luogo divenne noto come Canale dell'Omicidio. A causa della crescente tensione, la capitale fu spostata a Metamauco. Qui i Venetici ottennero il diritto di nominare autonomamente il doge. Questo diritto fu esercitato per la prima volta dall'Assemblea Generale degli Uomini Liberi e del Clero, che elesse Teodato Orso, figlio dell'ultimo duca, come nuovo leader. Nel 743, di fronte alla crescente minaccia longobarda, l'esarca Eutichio chiese aiuto a Papa Zaccaria, che cercò alleati contro i Longobardi e avviò contatti con Pipino, maggiordomo dei Franchi. Nel 751 i Longobardi, guidati dal re Astolfo, conquistarono Ravenna, terminando l'esarcato. Questo isolò il ducato di Venezia, spingendo il doge Teodato a rafforzare le difese. Con la caduta dell'esarcato, la popolazione si rivolse al papato come riferimento. Papa Stefano II formò un'alleanza con i Franchi di Pipino contro i Longobardi. Pipino, incoronato re dei Franchi, sconfisse i Longobardi nel 754 e restituì le terre al papato. Tuttavia il ducato di Teodato finì nel 755 a causa di una congiura, portando brevemente al potere Gallagaulo. Successivamente Domenico Monegario divenne duca, ma il suo potere fu limitato dalla presenza di due tribuni. Non riuscendo a liberarsi di loro, fu deposto e sostituito da Maurizio Galbaio. Nell'VIII secolo il ducato di Venezia, guidato da Teodato, affrontò crescenti minacce dai Longobardi e dai Franchi. Dopo la caduta di Ravenna, Venezia cercò di consolidare la sua posizione. Con l'ascesa al potere di Carlo Magno, il ducato fu messo sotto pressione per allinearsi con i Franchi o con l'impero bizantino. Dopo vari conflitti e alleanze mutevoli, Venezia resistette ai tentativi di conquista da parte dei Franchi. La vittoria consolidò l'influenza bizantina in Venezia, con Obelerio deposto come duca. La pace tra Carlo Magno e l'impero bizantino riconobbe l'autonomia di Venezia,
che continuò a prosperare sotto la guida di leader come Angelo Partecipazio, mantenendo le sue tradizioni e privilegi. Nell'812 Angelo Partecipazio divenne duca di Venezia e decise di spostare la sede ducale da Metamauco a Rivoalto, che divenne la nuova capitale. Questo spostamento fu motivato dalla necessità di una posizione più sicura e centrale nella laguna. Durante il suo regno la città di Venezia iniziò a guadagnare importanza sia politicamente che economicamente. Nell'827 Giustiniano Partecipazio succedette ad Angelo e rispose alle richieste di aiuto militare dall'imperatore d'Oriente contro i Saraceni in Sicilia. Questo riconoscimento della forza militare di Venezia aumentò il suo prestigio. Tuttavia, la situazione religiosa divenne tesa quando il corpo di San Marco fu portato a Venezia nell'828, elevando il prestigio della Chiesa veneziana e consolidando il potere dei Partecipaci. Nell'836, una rivolta guidata dai mastalici di Rialto pose fine al dominio dei Partecipaci, portando al potere Pietro Tradonico. Durante il suo regno, Venezia stabilì relazioni con il Sacro Romano Impero e combatté contro i Saraceni. Nell'864 Tradonico fu assassinato, segnando il ritorno al potere dei Partecipaci con Orso I come nuovo duca. Orso rafforzò i legami con Bisanzio e combatté contro i Saraceni e i pirati slavi. Sotto il suo regno Venezia consolidò la sua posizione come potenza commerciale e politica nell'Adriatico. Giovanni II Partecipazio gli succedette nell'881 e tentò di estendere l'influenza di Venezia a Comacchio. Tuttavia la sua incapacità di assicurare una successione dinastica stabile portò alla sua abdicazione nell'887. Dopo di lui, Pietro I Candiano divenne doge, ma morì in battaglia contro gli slavi narentani. Giovanni II tornò brevemente al potere prima che Pietro Tribuno fosse eletto nuovo doge nell'888. Nel Novecento, il doge Pietro Tribuno dovette difendere Venezia dall'invasione degli Ungari, che avevano già sconfitto l'imperatore Berengario in Italia nord-orientale. Per proteggere Venezia, Tribuno potenziò le difese e costruì nuove mura. Gli Ungari attaccarono diverse città del Ducato, ma furono sconfitti vicino a Metamauco. Per il suo coraggio, Tribuno ricevette riconoscimenti da Berengario e il titolo di protospatario da Leone VI. Nel 912, con la scomparsa del doge Pietro Tribuno, il panorama politico di Venezia vide l'ascesa di Orso II, appartenente alla famiglia dei Partecipaci. Questo doge si distinse per il suo impegno nel rafforzare i legami tra Venezia e l'impero bizantino di Costantinopoli, un'azione che dimostrò la sua volontà di consolidare le relazioni diplomatiche e commerciali tra le due potenze. Nel 932, un altro cambiamento di leadership portò Pietro II Candiano al potere. Durante il suo dogado, l'Istria divenne un punto focale della politica veneziana. Le città costiere istriane, infatti, cercavano protezione dalle continue incursioni degli slavi. Questa situazione culminò nel 933 con la firma della pace di Rialto, un trattato che garantiva ai veneziani libertà di commercio e navigazione lungo le coste istriane. Tuttavia la pace non durò a lungo. La crescente potenza di Comacchio, che minacciava gli interessi veneziani nell'Adriatico, portò Pietro II a intervenire, assicurando la sottomissione della città. Pietro III Candiano, che succedette al trono, dovette affrontare diverse sfide, tra cui le tensioni con suo figlio Pietro IV. Quest'ultimo, una volta divenuto doge, cercò di consolidare il suo potere attraverso alleanze con potenti figure dell'epoca, come l'imperatore Ottone I. Tuttavia, il suo stile di governo autoritario non fu ben accolto dalla popolazione veneziana, culminando in una rivolta che lo vide perdere la vita in modo tragico. Dopo la tumultuosa era dei Candiani, Pietro I Orseolo assunse la leadership. Sebbene avesse iniziato con buone intenzioni, fu profondamente influenzato dalla sua fede religiosa, tanto da decidere di ritirarsi dalla vita politica e dedicarsi alla vita monastica. Questa decisione sorprendente portò al ritorno al potere dei Candiani con Vitale Candiano, seguito da Tribuno Memmo. Durante il regno di Memmo, Venezia attraversò un periodo di tensioni interne, accentuate dalle sue relazioni con il Sacro Romano Impero. Tuttavia,
Un evento significativo di questo periodo fu la cessione dell'isola di San Giorgio a Giovanni Morosini, che portò alla fondazione dell'abbazia di San Giorgio Maggiore. Questo periodo vide anche la menzione della lavorazione del vetro a Venezia, un'arte che avrebbe poi reso famosa la città. La lavorazione del vetro, infatti, divenne una delle principali attività artigianali di Venezia, con tecniche e design unici che furono ammirati e ricercati in tutta Europa. La menzione di Domenico Fiolarius come fabbricante di ampolle segna l'inizio di una tradizione che ha contribuito a definire l'identità culturale e artistica di Venezia. E con questo si conclude il nostro viaggio attraverso le vicende dei Dogi e gli albori della Repubblica di Venezia, una storia tessuta di intrighi, battaglie e arte che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del Mediterraneo e del mondo. Ma il racconto della Serenissima è lungi dall'essere finito. Nel nostro prossimo video continueremo a esplorare l'evoluzione di questa affascinante repubblica, scoprendo come Venezia sia riuscita a navigare attraverso le tempeste della politica internazionale, diventando un centro di potere economico, culturale e artistico senza pari. Assicuratevi di iscrivervi, attivare la campanella delle notifiche e rimanere con noi per il prossimo capitolo della storia della Repubblica di Venezia. A presto!